Ciao Enzo, eccoci a Bucha, siamo nel memoriale dove ricorda la strage, quello che è successo con Ivan. Ivan è il figlio di Olga, poi ti racconterò dopo la sua storia. Ecco, Ivan. Essere lì sicuramente è diverso che non vedere solo le immagini. Sicuramente diverso anche perché vedi oltretutto un paese in ricostruzione, perché i danni sono ancora ovviamente più che presenti. Poi magari adesso ti faccio questa carrellata di Sì, le immagini, così vediamo qualcosa di quello che era quello che successo. purtroppo, di quella strage che Certo. i russi, venendo in qui anche a Irpin, abbiamo visto proprio che hanno sparato sugli edifici, non su obiettivi strategici, quindi non era. Erano edifici civili, case. Queste immagini che tu vedi sono di Certo, persone, il cane vicino. certo. Questi sono civili, non sono obiettivi. Sì, questo non c'entra niente con la guerra. Non è guerra. Essere qui oggi ci sembrava doveroso perché al di là del portare gli aiuti umanitari che abbiamo fatto questa mattina e che faremo ancora, e poi ti racconterò che cosa stiamo cercando di fare qui, era doveroso anche documentare per noi come memoria viva questa Certo. Quello che è successo. strage, perché poi questa è una strage, non ha nulla a che Perché anche fare questa diventerà memoria, dovrà essere memoria, perché non può essere che non ce ne ricordiamo. con. Ecco, Ivan parla italiano, quindi Ciao. adesso se puoi dialogare con Ciao lui Ivan, fuori. Questo ciao, ciao. è il posto, il memoriale Certo. dove anche pochi giorni fa la Meloni in visita è venuta qui a porre un mazzo di fiori a ricordo. Certo. Ho visto che con te c'è anche il nostro buon Ciccio, che anche lui ha un mazzo di fiori. Anche lui ha un mazzo di fiori, ovviamente. Mettiamo i fiori. Allora, ero curioso di sapere da Ivan questi 12 mesi come sono stati. Quali sono stati i momenti più brutti e se avete avuto la percezione che potesse finire in qualche momento? I più brutti erano i primi mesi. Allora, i primi mesi tutti avevano la paura. Allora, per i genitori, per i bambini, per esempio, io ho 4 bambini e 2 hanno lasciati a Kiev tutto il tempo. I miei figli aiutavano ai militari, e quando non c'era la rete, questa era la paura. Quando erano bombati di Kiev, avevamo la paura. Poi abbiamo la nostra casa, era sotto i rossi per 2 mesi. Come si dire, L'appartamento distrutto. è distrutto, non c'erano le finestre, ma da noi tutti vivi, e questo Era la cosa più era importante. importante, Certo. sì. Anche perché comunque eravate divisi come famiglia, non eravate tutti insieme, ovviamente. Sì, perché io potevo di partire, di lasciare la paese, ma io non volevo e poi non potevo, e adesso io non voglio ancora, e credo che non volerò. Hanno pensato a sua mamma, hanno pensato subito a Certo. portare Olga, che come ti dicevo Peraltro, prima, oggi è cuneo, peraltro, ringraziando Ivan, hai una storia particolare. Tu parli italiano, Dio. traduci italiano. Ogni storia è particolare, ogni storia. Però la tua arriva da Chernobyl, Lega diciamo. l'Italia. Tu sei uno dei bambini di Chernobyl, possiamo Che è dire così. venuto in Italia, sì. E mamma lavorava a Vigili del Fuoco,
Noi diciamo un figlio dei Vigili del Fuoco, perché oggi abbiamo visitato la stazione dei Vigili del Fuoco, dove io arrivato ogni giorno dopo la scuola, e questo era una famiglia per noi. E dopo era Chernobyl. Grazie a Chernobyl ho visitato l'Italia, imparavo la lingua. E poi cominciavo ad imparare altre lingue. Adesso lavoravo come interprete, traduttore, e la vita interessa. Bene, Interessante. senti, sappiamo della storia, l'abbiamo raccontata di tua mamma, ci hai raccontato della tua famiglia. È un anno a un anno dall'inizio dell'invasione. Voi la vedete in qualche modo la fine di questa guerra? Avete un'aspettativa? Noi già abbiamo la fine, noi già abbiamo la fine e abbiamo la vittoria già. Ogni giorno c'è un allarme aereo, ogni giorno, una volta, due al giorno, anche nella Ma zona, già per nell'area di noi Kiev, è questo non diventata routine. fa È niente, che diventata fa routine. niente. Avete paura che ritornino? No? Per esempio, questa città, Bucha. Bucha, Irpin, c'è la possibilità di fare tutto questo ancora. Ogni giorno c'è la possibilità di qualcosa. Sì, ma la gente non ha paura. Non ha paura e non vogliono di Vivere nella paura. non fare i casi suoi di nuovo, ricostruire tutto. Non hanno paura. Noi diciamo, quando c'è l'allarme di bomba, noi diciamo, quando i missiles arriveranno oggi? E qualcuno dice, da circa 5. Ah, fa niente. Questo è niente. Ma i primi giorni, era un grande paura. Io penso che veramente gli operatori di pace devono mettersi al lavoro urgentemente per far sì che questa assurda guerra finisca. Grazie a voi, tutti gli italiani, europei, per tutto che voi avete fatto per noi.